Sindaco Giuffra, oltre 350.000 euro a bilancio per il sociale. Esatto, 350.000 euro per il sociale, una cifra davvero importante, quasi il 10% del nostro bilancio comunale. Perché? Perché riteniamo che in questo momento particolare le famiglie debbano sentirsi protette dal loro comune. In questo momento così particolare il sindaco è l'istituzione più di prossimità ed è quello che meglio conosce i sentimenti, le aspettative, le preoccupazioni dei propri cittadini. Assieme a tutta la maggioranza abbiamo elaborato un programma di interventi dedicato agli anziani, alle persone più fragili con disabilità, ai giovani, alle famiglie. Abbiamo cercato di comprendere tutte quelle categorie che possono avere in qualche modo bisogno di un sostegno in un programma organico di interventi, in un programma organico che consenta loro di vivere questi ultimi giorni dell'anno con maggior serenità. E il Comune quest'anno scende in prima linea anche per quanto riguarda il bando affitti? Sì, entro la fine dell'anno pubblicheremo un bando affitti stanziando 25.000 euro di risorse proprie. Solitamente in questo periodo dell'anno arriva anche un trasferimento regionale, non sappiamo ancora se quest'anno sarà così, qualora fosse, e ce lo auguriamo, andrà a implementare quella che è la nostra somma, ma in ogni caso il Comune ha voluto dire presente, ha voluto esserci, ha voluto dimostrare che è vero che sono belle vedere accendere le luminarie portano turismo, portano gioia, arricchiscono la cultura cittadina, ma al tempo stesso ne abbiamo voluto accendere le luminarie del cuore, e le luminarie del cuore si accendono stando vicino a quelle persone che hanno oggettivamente più bisogno. Quindi, come siamo stati pronti a mettere in piedi tutta una serie di iniziative per questo Natale, in questo caso ricevendo anche un importante contributo da parte della Regione, siamo stati abbastanza reattivi nel mettere in campo una serie di iniziative sociali a 360 gradi che permetteranno di ricevere pacchi spesa alle famiglie bisognose degli anziani, piuttosto che garantire quattro rette, le ultime quattro rette dell'anno scolastico 2023-2024 agli alunni residenti frequentanti l'asilo infantile San Giuseppe. Abbiamo contribuito per tutto l'anno scolastico con 1,50 euro a pasto per ogni alunno frequentante, sempre residente, la scuola primaria Sandro Pertini o la scuola secondaria di primo grado Guglielmo Marconi, questo per far sì che le famiglie non dovessero sborsare 5,10 euro, ma limitare la loro spesa solamente a 3,50 euro. Abbiamo fatto una serie di iniziative che ci rende soddisfatti, ma che al tempo stesso dimostra quanto i numeri siano testati e quanto il tempo sia galantuomo. Non vogliamo lasciare nessuno indietro, l'abbiamo sempre detto, e credo che questo pacchetto di iniziative ci consentirà di guardare negli occhi tutti, in faccia a nessuno.